Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tredicesimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Io, come vi dico sempre, ho spiegato in che cosa consiste questo tag nel primo video che avevo fatto, appunto, quindi quando ho risposto alla prima domanda di questo tag, e se vi interessa vi lascio il video nelle schede, ma comunque trovate tutto nella playlist 30 mesi di libri. Quindi trovate tutte le domande e tutte le risposte. La domanda di oggi è il libro che hai in questo momento sulla scrivania. Io in realtà non ho proprio un vero libro sulla scrivania, ma ho una guida turistica. È una guida turistica delle isole greche e l'ho trovata insieme alla rivista Belle Europa. L'ho acquistata perché ho in mente di fare un viaggio in Grecia, in una delle isole. In particolare volevo andare a Rodi, però comunque sto ancora valutando, stiamo ancora un po' cercando di capire. E quindi ho pensato che questa guida turistica poteva essermi utile per darmi consigli, suggerimenti e anche per farmi un po' capire che cosa eventualmente c'è da vedere sulle varie isole. È fatta molto bene, devo dire, perché sono presenti itinerari, sono presenti consigli di viaggio, sono presenti tutte quelle serie di consigli che sono necessari quando si deve partire, quindi le cose importanti da sapere. Ci sono all'interno le cartine. Volevo farvi vedere, ad esempio, questa è la cartina di Rodi, vedete, con tutte le località principali. Poi all'interno ci sono anche delle immagini, anche se questa non è una guida illustrata, nel senso che non ci sono tantissime immagini, c'è soltanto qualche immagine qua e là, più che altro c'è tanto testo scritto, ma mi sembra che sia comunque abbastanza completa, perché al di là delle immagini che comunque si possono trovare anche su internet, secondo me in una guida turistica è importante carpire tutte le informazioni per muoversi poi nel luogo di destinazione con maggiore semplicità, avendo magari già in mente le cose da vedere, le cose da sapere, le cose da fare, come arrivare, come muoversi nei determinati luoghi. Quindi, insomma, secondo me, è questa la cosa importante che una guida turistica dovrebbe dare. Devo dire che mi sembra che questa guida stia comunque soddisfando abbastanza questo tipo di aspettative. Quindi, insomma, ragazzi, non ho un romanzo, non ho un libro particolare, ma in questo periodo ho semplicemente una guida turistica sulla scrivania. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Se vi va, fatemi sapere nei commenti quale libro avete voi in questo momento sulla scrivania. Io vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacio enorme.